Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al Parallelo di Milano, come è stato oggi. Quinta giornata del campionato di Serie A, Benevento si affrontano le guerriere Marmo contro la Cinecittà e l'Erice. Abbiamo due delle formazioni, partiamo dalla formazione ospite dell'Erice, che è in campo con il numero 3, la prima Valerio Guerra. Guerriere Malo ed Erice, due delle quattro neopromosse in Serie A Berretta, ma con ambizioni decisamente diverse, piedi per terra per le guerriere, con un unico obiettivo imprescindibile, quello della salvezza. Erice invece vuole volare ad una quota più alta, forte di una campagna estiva di rafforzamento che non può passare inosservata. Amici di Leve Sports, le immagini vi giungono dal Pala dell'Edda di Malo in provincia di Vicenza. Questa è Guerriere Malo contro AC Lifestyle Handball Erice, la quinta giornata del campionato di Serie A Berretta. Chi vi parla Alberto Braioni con Antonio Zaccaria alla telecamera. È una partita dal peso specifico elevato per entrambe le squadre. Guerriere Malo infatti reduci da due sconfitte, che però vorranno sfruttare assolutamente il fattore campo per rialzarsi e soprattutto per alzare il proprio morale, anche in vista dello scontro diretto che si giocherà fra 7 giorni a Nuoro. Erice invece, che nelle ultime settimane sta continuando a crescere e oggi non può sbagliare per rimanere agganciato alle posizioni di testa. Diamo lettura velocemente dei roster a disposizione dei due tecnici, che oggi da una parte c'è Diego Menin, dall'altra parte manca Milenko Klijic, rimasto a Trapani per
motivi personali. E dunque andiamo a dare una lettura veloce dei roster, con Eric che scende in campo con Barrero, Guerra, Coppola, Iacovello, Körnic, Losio, Marino, Martinez, Bizzotto, Modern, Amodio, Natale, Podariu, Priolo, Raic, Terenziani e Tisato. Guerriere Male invece in campo con Bernardelle, Bisevac, Dalle Fusine, De Zen, Diolgherova, Faccin, Lain, Losco, Maestrello, Merchicchi, Peruzzo, Marta Pozzer, Anna Pozzer, Beatrice Spagnolo, Young e Giulia Zambon agli ordini del tecnico Diego Menin. È iniziato il match da sinistra verso destra, le Guerriere Malo in classica maglia blu. Difende invece l'Erice in divisa la trasferta a Maranto. Bernardelle, il primo tiro è suo, ma trova i piedi di Martina Iacovello, che lancia subito la ripartenza veloce. Coppola non aggancia il suggerimento di Martina Barrero Guerra, lei che sarà sicuramente osservata speciale di questo match. Guida la classifica cannonieri con 39 reti Martina Barrero Guerra, capitana della nazionale uruguaiana, un'arma che nello scorso match ha colpito per ben 15 volte a Nuoro, un'ala che ci sta dimostrando veramente valore aggiunto. Körnic, che oggi veste i gradi di capitano, vista anche l'assenza di Lorena Benincasa. Primo attacco manovrato per l'Erice. Raic, Tisato, lei che è un ex del match, originaria proprio di Malo. Raic scavalca Merchicchi, serve Körnic, bella la finta con cui manda al bar la difesa, però colpisce il palo e quindi Diulgherva può far ripartire. Dalle Fusine, Losco, serve ancora il capitano, rete delle Guerriere Malo, la prima rete del match è di Giorgia Dalle Fusine. Avanti le Guerriere con il proprio capitano. Guerriere che difendono in 6-0, con partendo dall'altro Marta Pozzer, Dalle Fusine, Losco, Merchicchi, Lain e Chiara Bernardelle. E in porta Yvonne Diulgherova, Tisato, serve Raic che scala verso Losio che segna la prima rete delle ospiti dall'ala destra. Dalle Fusine, Merchicchi, Marta Pozzer si posiziona in ruolo di pivot. Giro palla lento e ragionato quello delle Guerriere. Marta Pozzer, sale Losco verso il centro, Merchicchi con una finta, serve la in che prova lo scavalcamento su Körnic, che di statura ne ha da vendere, e contiene la numero 15 di casa insieme ad Antonella Coppola, giocatrice ex Salerno con un passato decisamente importante. Non passa la in dalle parti di Barrero Guerra, al limite del passivo le Guerriere. Dalle Fusine prova a servire Losco ma intercetta Raic nella carambola, ne esce Erice con il pallone in mano. Körnic per Raic, Losco la contiene sui 6 metri. Körnic prova a servire Coppola, forse c'era un tocco di piede non ravvisato dagli arbitri. Losco vola in contropiede, salta Tisato, serve Dalle Fusine dall'ala ma para Iacovello. È subito veloce in seconda fase Körnic. Raic prova a servire Losio ma Marta Pozzer intercetta. Partita dai ritmi alti, subito però smorzati dal metronomo delle Guerriere Malo, Giorgia Dalle Fusine. Sentiamo le urla di Menin, dall'altra parte invece non ci sono quelle di Milenko Kijic. A sostituirlo nella guida sarà Marina Pellegatta. Merchicchi si alza, para Iacovello, abbastanza centrale questa conclusione di Savica Merchicchi.
Di nuovo avanti Eric, Krnic prova ancora la soluzione verso Antonella Coppola, non va però. Non c'è neanche perfetta intesa e nemmeno anche questi grandi spazi per portare a termine i suggerimenti da Krnic a Coppola. Le guerriere che ora provano a portarsi nuovamente in vantaggio. Lain, il palleggio verso il centro, il cambio di direzione che però non porta un buon scarico verso Merkiki. Losio vuole il contropiede, Giulia Losio tocca Dulgherova ma non basta. Seconda rete del match dell'Erice, seconda rete per Giulia Losio. Intercetta Barreiro ma c'è un fallo ravvisato, un fallo di piede ravvisato dall'arbitro di fondo. Dunque guerriere di nuovo con il possesso dalle fusine, questa volta l'intercetto è buono di Raic che vola in contropiede. Anna Raic con il palleggio in cespica, serve Tisato che non può sbagliare dai 6 metri. Matilde Tisato più 2 Erice. Losco ormai ha trovato il proprio habitat anche nell'ala sinistra. Lei che è una giocatrice universale, praticamente può ricoprire qualsiasi ruolo. Fallo in attacco. Dunque cestinato anche questo possesso da parte delle padrone di casa delle guerriere. Raic chiama lo schema. Lei è in posizione da centrale, dove solitamente stanzia Lorena Benincasa, che oggi però ricordiamo è assente dal match. Tisato, doppia fischiata a Matilde Tisato, vola in contropiede Lain, servita da Losco. Lain contro Iacovello, va a segno Ilaria Lain. Trova la seconda rete delle guerriere dopo circa 5 minuti abbondanti di digiuno. Si fa sentire il pubblico del Pala dell'Edda. Merkiki vola in contropiede e sfonda la porta. Savica Merkiki. Krnic supera la Bernardelle e la In. E infila di Ulgherova dai 6 metri. Trovato il 4-4 le guerriere, il time out chiamato dalla panchina ospite. E 10 sul cronometro, il primo time out speso dalla formazione ospite con il punteggio sul 4-4. Erice di nuovo avanti, manovra con Krnic in posizione da centrale, Tisato a sinistra, Raic a destra, torna sui 9
il numero 77 dell'Erice. Krnic, Rajc si infila tra primo e secondo e guadagna un tiro dai 7 metri. Se ne incarica Martina Barreiro Guerra al numero 3 e deve ancora andare a segno nella gara di oggi. Ci proverà adesso dalla linea dei 7 metri e arriva il gol di Martina Barreiro Guerra, 40° gol stagionale per lei. Guerriera avanti con Losco che si alza dai 8 metri in fila, Iacovello sulla destra. Prova a ripartire veloce Eric. Krnic contenuta da Merkiki. Due giganti a confronto. Krnic. Rajc non ha spazio. Punita Losco con un cartellino giallo per qualche trattenuto di troppo sulla linea dei 6 metri. Rajc fisato. Rajc, ecco lo suggerimento per Coppola che va a segno, cercata più e più volte dalle compagne. Antonella Coppola riesce ad ottenere un servizio pulito per andare a segno dalle fusine, prova a sorprendere la difesa avversaria ma ripartirà dai 9. Losco, lo scavalcamento su Rajc che viene aiutato da Coppola a contenere Erika Losco, punita anche lei con un cartellino giallo. Merkiki Lain va in doppio pivot, Bernardelle si alza, Merkiki fila con l'aiuto del palo Martina Iacovello, prova a ripartire Erice. Tisato si alza dai 9 metri, gran gol di Mattia Tisato, subito la risposta della formazione ospite che si riporta avanti sul più 1, 7° gol dell'Erice. Losco, Merkiki, serve ancora la numero 8. Losco si butta dentro tra primo e secondo, Iacovello para ma c'è il tiro dai 7 metri. Losco si scusa anche con il portiere ospite perché il tiro era evidentemente indirizzato quasi vicino al volto del portiere, ma si riparte dalla linea dei 7. Merkiki contro Iacovello, una finta Merkiki, Iacovello, una grandissima parata questa, la manona di Martina Iacovello, che intervento del portiere ospite che si aiuta col palo ma ci ha messo letteralmente una mano d'acciaio sulla bomba scagliata da Merkiki. E ora Erice per il più 2. Tisato non aggancia, Merkiki raccoglie, lancia in contropiede Lain, da sola contro Iacovello, Lain, rete, 7 pari. L'errore questa volta di Matilde Tisato che spiana la strada al contropiede delle guerriere. Tisato si alza, colpisce l'incrocio dei pali, la palla esce sul fondo, dunque possono ripartire le guerriere. Merkiki avanza a grandi falcate, Merkiki una bomba che demolisce il palo, però dall'altra parte Erice in contropiede, Coppola segna, forse toccata alle spalle ma la sostanza non cambia, arriva il gol dell'Erice che ha sfruttato un momento di indecisione da parte di tutte le giocatrici in campo, probabilmente sconvolte dalla bomba
scagliata da Merchichi, che ha colpito il palo. Lain, dopo una grandissima rete Ilaria Lain, in caduta, sbilanciata dall'intervento difensivo di Tisato. Stiamo vedendo grandissime giocate. Entrata Daniela Natale con il numero 10, far rifiatare Matilde Tisato. Sarà lei a dirigere la manovra dell'Erice, con Rajc a destra, Krnić da terzino sinistro. Eccola Rajc, palla per Krnić che si alza dai 9. Si sono agganciate le giocatrici in campo, Rajc, Krnić e Lain, tutte e tre a terra, ma niente di grave. E Guerriere di nuovo avanti, quando sta per scoccare la metà della prima frazione. Pallone del vantaggio in mano per la formazione di Menin, gestisce Merchichi, lo scambia con Lain. Merchichi si alza, Iacovello tocca, palla che bacia il palo ed entra comunque in rete. Alla peggio però in questa azione Marta Pozzer, che rimane dolorante a terra, molto dolorante Marta Pozzer. Non abbiamo ben capito la dinamica di questo infortunio, perché tutte le attenzioni erano concentrate su Merchichi, che è andata al tiro. Il problema probabilmente è una caviglia per Marta Pozzer. Probabilmente travolta dalla caduta, forse anche della sua compagna. Molto dolorante Marta Pozzer, viene accompagnata sportivamente da Iacovello, fuori dal campo. Guerriere avanti sul più uno, ma senza che dovrà rinunciare probabilmente a Marta Pozzer, quantomeno per i prossimi minuti. Ma la sensazione è quella che anche per questo match difficilmente rivedremo in campo la numero 22. Mentre si riprende a giocare Natale, serve ottimamente Coppola, che però dai 6 metri sbaglia un gol fatto. Loso raccoglie, Dugherova para, ma c'è un 7 metri. Si è mangiata letteralmente un gol Antonella Coppola, un gol per lei che dovrebbe essere una formalità, ma ha colpito il palo dopo Erice è stata fortunata. Quindi andrà Barreiro Guerra a cercare di superare Dulgherova dalla linea dei 7 metri, il tiro di Barreiro Guerra, rete della numero 3 ospite. Losco prova a superare Coppola, c'era quasi riuscita, però Coppola si è agganciata. Merchichi si alza, il fallo e i 2 minuti contro Natasha Krnić. Ha colpito in volo Savica Merchichi, Krnić deve accomodarsi in panchina.
riparte il gioco, Lain dalle fusine con Mirkiki, dalle fusine, Lain, serve Loschio che ha tanto spazio, supera con un pallonetto Iacovello ma non c'entra i pali del portiere ospite, anzi ne colpisce uno. C'è Sara Maestrello che ha rilevato Marta Pozzer come primo terminale difensivo alla sinistra di Vilgherova. Barrero pasticcia e lancia in contropiede Lain. Lain contro Iacovello, è una grandissima parata questa. Decisiva Martina Iacovello. La pelle d'orso tremendamente perfetta questa, su cui ha sbattuto letteralmente Lain. E Erice ora prova di gran carriera andare in vantaggio. Natale, Raic, Natale contenuta da dalle cusine. Strina Marina Pellegatta dalla panchina per dare indicazioni alla propria giocatrice. Natale supera agevolmente Losco e segna il 10-9 per l'Erice. In attacco invece c'è Young a sostituire Marta Pozzer nel ruolo di pivot. Lain, il fallo di Barrero Guerra. Rientra Kearney, c'è di nuovo in parità numerica le due squadre. Guerriere che non hanno approfittato della superiorità numerica, anzi hanno anche subito un gol. Mirkiki prova un suggerimento abbastanza complicato per Losco che però raccoglie. Mirkiki contro tutti, niente da fare, riparte dai 9 il Malo. Mirkiki dalle fusine para agevolmente Iacovello. Natale si butta tra Mirkiki e Losco, c'è il fallo e i 2 minuti e 7 metri, ha preso tutto praticamente Natale. Ora per ottenere il massimo ci sarà solamente da concretizzare questo 7 metri, se ne incaricherà ancora una volta Martina Barrero Guerra. E ora sono le guerriere che devono affrontare i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Barrero Guerra dalla linea, il tiro infallibile ancora Barrero Guerra. Più 2 Erice con 19 minuti e 15 secondi sul cronometro. Rinuncia al pivot Menin in questo attacco in inferiorità numerica. Lain, Losco, il palleggio di Losco, lo scarico per Lain, la scalata per Bernardelle che va a segno. Ottima soluzione delle guerriere Malo nonostante l'inferiorità numerica. Riescono a riprendersi ciò che avevano lasciato sul campo in precedenza, quando avevano subito un gol in superiorità numerica. Ora invece lo realizzano nonostante l'inferiorità. Kearnich serve benissimo Losio che ha tanto spazio dall'ala destra ma trova la risposta di Dulgherova. Dalle fusine affrontata da Barrero Guerra. Lain rischia il piede, anzi arriva il piede, il pallone riconsegnato a Erice. Menin chiede il cartellino di time out, è pronto a chiamarne uno, deve ancora chiamare il primo time out della propria partita Diego Menin. Natale, il
piede di Dalle Cusine, palla che rimane a Lerice. Barreiro Guerra senza spazio, trova una grandissima rete Martina Barreiro Guerra, con poco spazio, sotto contatto, era andata anche a cercarsi il contatto con Bernardelle alla ricerca quantomeno di un tiro dei 7 metri, però è riuscita anche ad evitare questa eventualità, perché è andata a segno direttamente lei. Di nuovo in parità numerica le squadre. Line, Bernardelle non capisce il suggerimento della compagna, ma il pallone ancora delle guerriere. Merchini cambia tutto per Line, spostata sull'ala destra, stava per superare Natale, anzi l'aveva superata, ma c'è il fallo. Gli arbitri correggono la posizione. Line sotto passivo le guerriere, Dalle Cusine, fallo della difesa ospite. Ancora pochi passaggi al termine di questa azione. Line non riesce a superare Raic. Menin chiama chiaramente il tiro di Savica Mertiti in inglese dalla panchina. Tiro che arriva, respinto dal muro. Natale, Losio, para Dulgero, hanno solo 2 minuti per Mertiti, che si era agganciata letteralmente a Daniele Natale. Non c'è fallo ovviamente, perché l'azione era andata avanti, Dulgero aveva parato, però gli arbitri hanno aspettato il termine di questa azione per punire il laccio di Marchicchi sulla giocatrice avversaria e punirla con i 2 minuti. A uomo Dalle Cusine, marcata stretta da Barreiro Guerra. Line, è entrata Vanessa De Zen, ora con il pallone in mano. Serve Line, cambia direzione. Pernice e Coppola contengono la numero 15 di casa. Line, Bernardelle. Line mantiene il palleggio. Bernardelle prova a superare Natale, non c'è spazio. Line, ecco il passivo. Scavalcamento su Barreiro Guerra, che però va a contatto con Line in maniera scomposta, viene punita con i 2 minuti. Guerriere con l'occasione di andare sul meno uno e con la superiorità numerica soprattutto a proprio favore. Bernardelle, Line, il tiro di Line ha toccato a Körnitz, spiazzato letteralmente Iacovello. Meno uno, guerriere Malo. E Eric di nuovo avanti per riportare a 2 le reti di vantaggio. Körnitz, la veloce per Raic che supera Line e infila una Dulgerova probabilmente non perfetta. Soluzione a sorpresa questa delle arpie ospiti. Line, è rientrata Merchicchi dai 2 minuti. Dalle Cusine, Coppola spende il fallo per fermare Dalle Cusine. Merchicchi, Line, Merchicchi prova a servire Yang che però non aggancia. Quindi possesso a vuoto per le guerriere. E ora Erice per
iniziare a dilatare in maniera consistente il punteggio. Krnic supera Bernardelle, che però riesce a contenere la giocatrice ospite. È rientrata Barreiro Guerra, di nuovo in parità numerica le formazioni in campo. Natale da centrale, Raic, terzino destro, sale Losio verso il centro, scambia con Raic, si infila Raic su 6 metri, palo, palo, testa di Dulgherova, palla che non entra. Molto sfortunata la formazione ospite dell'Erice, dalle fusine, prova ad approfittarne, Lain non passa e dunque si riparte con calma. Marchicchi da terzino sinistro, dà le fusine a manovrare in cabina di regia, chiama lo schema il capitano, numero 7 delle guerriere, dà le fusine, Marchicchi, dà le fusine, Lain, c'è il passivo, Lain supera Natale, infila sotto le gambe Martina Iacobello. Sembrava non avere una via d'uscita questa azione, e invece Lain si è letteralmente inventato il gol del meno uno. Cambio tra i pali dell'Erice, uscita Martina Iacobello, è entrata la numero 22, Agustina Modernel. Ma le compagne sono nell'altra metà campo, Barreiro non aggancia, Lain invece sì, riparte il guerriere, Lain per Losco. Contro Modernel, la infila Erika Losco, è il gol del pareggio delle guerriere Malo. Allo scoccare dei 27 minuti, guerriere che rimettono in piedi questo match. Dal possibile più 3 dell'Erice, sono passati di nuovo al pareggio. Lain si frappone tra Krnic e la porta avversaria. Erice che dovrà ripartire dunque dai 9 metri. Krnic, Natale, Raic si infila tra De Zenne e Merkuki e infila soprattutto Yvonne Dulgherova per il gol del nuovo più uno. Con calma le guerriere. Menin ancora un time out da spendere. Forse è intenzionato a spenderlo in questo momento, oppure lo terrà per un'azione successiva. Dalle fusine, il tiro tocca Modernel, ma non basta. Si rammarica con se stessa Agustina Modernel, perché quella palla ce l'aveva praticamente in mano. Però chiaramente entrare così a partita in corso è sempre molto molto complicato, dunque si può perdonare anche qualche piccola incertezza. Krnic si alza dai 9 e infila Dulgherova alla propria destra. Eccolo il potenziale offensivo di Natasha Krnic, gran braccio, grande statura, tutte armi letali per andare a tirare da lontano. Queste armi possedute anche da Savica Marchicchi, che ora manovra con Lain, che scambia con Bernardelle. Marchicchi, Lain non può scaricare per Marchicchi, tornerà sui 9 la formazione di casa. Un minuto a termine di questo primo tempo, è arrivato il passivo. Marchicchi, il fallo di Coppola, sotto passivo le guerriere. Young, Marchicchi, ancora il fallo, deve andare lei al tiro ora. Prova a servire Losco, che però non aggancia, era comunque marcata stretta da Barreiro Guerra, quindi Erice verosimilmente con l'ultimo pallone del primo tempo, invece no, perché lo cestinano giocatrici ospiti. Il lancio per Young è impreciso, però c'era anche il fallo in precedenza.
5 secondi, ovviamente le guerriere non se ne ravvedono, troppo lontane dalla porta. Dalle Tusine non può andare al tiro. Si chiude la prima frazione, Erice avanti di 1 sul 15-14. È stato sicuramente un primo tempo decisamente equilibrato nel punteggio e anche probabilmente anche nei valori. Erice che però dà l'impressione di non aver espresso appieno il proprio potenziale. Ha un passo dal più 3 nel cuore del primo tempo, invece si è riuscito a sfuggire l'occasione e anzi le guerriere hanno rimontato e riequilibrato, portando le squadre negli spogliatoi sostanzialmente in parità. Erice avanti di 1. Ci sentiamo fra circa 10 minuti per l'intervallo. Squadra di nuovo in campo al Pala dell'Edda di Malo dopo il primo tempo di Guerriere Malo contro Erice, concluso sul 14-15 in favore delle giocatrici ospiti. In un primo tempo sostanzialmente equilibrato, che ha visto però l'Erice andare vicino ad un allungo di 3 reti che però è stato subito vanificato in maniera decisa, perentoria, dalle Guerriere Malo, che hanno mandato in archivio i primi 30 minuti del match in svantaggio di una rete. E ora si entra nella metà più bella della partita, la seconda metà del match in cui si decideranno le sorti di questo incontro. Erice che manovra con Krnic, Rajic parla per Losio che trova Dulgerova, però Krnic raccoglie, serve Natale che non può sbagliare di fronte a Dulgerova, che si dispera per la parata precedente che però non ha portato a una manovra ottima della propria squadra. Coppola va in contropiede, due reti ravvicinate dell'Erice che esce tremendamente bene dagli spogliatoi. Avanti di 3 reti le arpie. Le guerriere che devono assolutamente entrare nel match. Dalle Fusine non va a segno, anzi la palla finisce sul fondo. Krnic, Rajic, c'è tanto spazio per Losio, trova ancora Dulgerova, due volte ipnotizzata Giulia Losio da Yvonne Dulgerova. Losco dalle Fusine, è entrata Arianna Peruzzo con il numero 9 in posizione di pivot. Mentre le altre effettive rimangono sempre quelle dalle Fusine. Lain, Krnic la contiene in maniera energica, ma non scorretta da 2 minuti. E riparte dai 9 la formazione di casa. Merchichi dalle Fusine, manovra lenta delle guerriere. Peruzzo non aggancia, ma c'è il piede fischiato contro Erice. La perchina ospite non è assolutamente convinta, pensava che il piede, riteneva che il piede fosse proprio di Arianna Peruzzo. Guerriera avanti con Merchichi che va a segno, però c'è il fischio degli arbitri. Merchichi, ecco il passivo, 6 passaggi al termine dell'azione. Lain, lo sfondamento fischiato contro Ilaria Lain, conquistato da Daniela Natale. Mentre esce Giulia Losio, entra
con il numero 33, Chiara Priolo. Che va a dare fiato e minuti di riposo all'ala destra, il numero 26. Manovra Eric, Raic, Natale, Merchicchi, si guadagna uno sfondamento, losco per Merchicchi che però abbassa il ritmo, prova a rialzarlo dalle fusine, serve Bernardelle, rischia i passi però riesce a tornare sulla retta via. Guerriere con calma, con la in da centrale, si scambia con dalle fusine. Dalle fusine, il fallo di Antonella Coppola, Guerriere che devono ancora ripartire dai 9. Losco, Marchicchi, si alza Savizza Marchicchi, però la mira non è delle migliori. Dunque può partire in velocità Eric, Krnic, Krnic si butta dentro, Natasha Krnic va a segno e trova anche i 2 minuti per Erika Losco, che non condivide la decisione dei direttori di gara. Eric sul più 4. Guerriere che devono ancora trovare la via della rete, mentre c'è un conciliabolo al tavolo tra il delegato e il signor Chiarello, uno degli arbitri. Coinvolto anche Diego Menin. Esce Peruzzo, entra Maestrello. Probabilmente si giocherà questo attacco senza pivot Menin, così come è accaduto nel primo tempo. Marcatura uomo di Barreiro Guerra su Merchicchi. Lain rischia ancora la palla persa. Dalle fusine, Maestrello, dalle fusine. Prova a servire la in, c'è il tocco di Daniele Natale. Ancora possesso per le guerriere. Bernardelle. Provano anche a guadagnare qualche secondo. Dalle fusine serve Bernardelle. Vistosamente tirata la maglia di Chiara Bernardelle. E arrivano i 2 minuti per Natasha Krnic. Molto chiara la mimica dell'arbitro di fondo, che ha visto benissimo ciò che è successo sulla linea di 6 metri. Quindi di nuovo in parità numerica le squadre in campo, entrambe con una giocatrice in meno. Marchicchi, Lain, difende in maniera profonda Eric. Lain ha spazio e trova Iacovello, però Martina Iacovello inizia, anzi continua ad incidere nel match, così come ha fatto nella prima frazione di gioco. Guerriere che proseguono invece il loro digiuno di gol. Eric che può andare per il più 5, qua c'è il fallo di Chiara Bernardelli, 2 minuti e i 7 metri. E addirittura il rosso per Chiara Bernardelli. Decisione francamente eccessiva questa, non c'era né intenzione di fare del male all'avversario, è stato un normalissimo contatto di gioco, probabilmente un po' più duro del solito, però appare abbastanza esagerato questo provvedimento nei confronti
dichiara Bernardelli, dunque Menin è costretto a rinunciare a un'altra pedina importante del proprio scacchiere. Fuori Marta Pozzer per l'infortunio del primo tempo, ora fuori anche Bernardelli che scambia una battuta anche con Iacovello, entrambi probabilmente increduli del provvedimento combinato alla giocatrice del Guerriere Malo. Andiamo dai 7 metri però con Reich che segna, è il più 5 dell'Erice e questa è una fase determinante per l'economia della partita. Merchichi ha tanto spazio, però arriva il fallo. È rientrata all'osco dei 2 minuti. Guerriere in una in più. La in De Zen. Il fallo su Vanessa De Zen, Guerriere che devono trovare la via della rete, che manca ormai da 7 minuti. Dalle Fusine serve Losco che la appoggia dolcemente alle spalle di Martina Iacovello. Ci voleva una giocata, è arrivata da parte di Erika Losco. Natale, Körnich, Reich, Natale, Körnich, bello il servizio di Natale per Coppola, ma ottima la parata di Dulgherova, che guadagna il massimo perché la palla è uscita anche sul fondo del campo. I due guerriere che possono ripartire. Merchichi, si alza Merchichi, c'è sicuramente il fallo di Körnich. Viene chiamato l'intervento per asciugare il campo. Minuti e 0,5 sul cronometro, 15-19 in favore dell'Erice. Mentre ci sono dei problemi al tavolo, perché effettivamente Erice prima ha protestato perché la parità numerica si è ristabilita forse troppo presto, perché Bernardelle effettivamente ha ricevuto il cartellino rosso, dunque da scontare i 2 minuti. E la sensazione è quella che le guerriere si sono ripresentate in campo con 7 giocatrici troppo presto. Si era scaldata la panchina dell'Erice. Il delegato aveva tranquillizzato la situazione, però pare che con un'ulteriore riflessione fosse bisognosa in questo momento. Ora il delegato spiega la situazione a entrambe le panchine, dopo aver fatto probabilmente mente locale di ciò che è successo. Il delegato ora chiama a sé i due arbitri per decidere sul da farsi. Ora parlano con Menin, probabilmente in pochi hanno capito la reale sequenza dei fatti in questa circostanza. Il gioco è fermo ormai da più di qualche minuto, probabilmente si sta cercando di risalire anche
tramite il referto alla sequenza temporale dei fatti. La sensazione personale è che le guerriere sono rientrate in campo in 7 troppo presto. Probabilmente c'è stato anche complice l'esclusione precedente di Erika Losco. C'è stata un po' di confusione. A onor di cronaca c'è da dire però che Menin aveva effettivamente chiesto che venisse appoggiato il foglio in cui vengono trascritti il minuto e i secondi in cui deve rientrare una giocatrice, che è stato appoggiato troppo tardi. Ora Menin richiama a sé Vanessa De Zen. E dunque la sensazione è quella appunto che le guerriere sono rientrate in sette in campo troppo presto. Chiaramente qualcuno potrebbe discutere sul fatto di un'eventuale sanzione ulteriore di 2 minuti, perché effettivamente si tratterebbe anche di un cambio irregolare, di un'entrata anticipata, però probabilmente si è deciso di prendere questa decisione per non scontentare nessuno. La in si riprende finalmente a giocare, quindi il passivo attende le guerriere, eccolo dalle fusine, si butta sui 6 metri, c'è il fallo di Antonella Coppola. Passivo per le guerriere, dalle fusine non ha spazio, Maestrello, Losco prova lo scavalcamento, però c'è Kornic e Reich pronte ad attenderla. Dovrà alzarsi Mirchichi, eccola Mirchichi, para Jacovello. Dalle fusine fuori posizione, Erice può sfruttare anche la superiorità numerica, va dentro Natale e segna nonostante il contatto ricevuto sui 6 metri. Erice di nuovo su più 5. Fondamentale il parziale a inizio secondo tempo, l'uscita dai blocchi decisamente migliore da parte della formazione siciliana. Abile a segnare le 4 reti che hanno incrementato il gap fino a 5 gol. De Zen con spazio ma con un angolo tuttavia ridotto trova una grande rete dall'ala sinistra. Barreiro Guerra, c'è 7 metri guadagnato dalla giocatrice numero 3 ospite, aveva superato la diretta avversaria che non ha potuto far altro se non concedere un giro dei 7 metri ad Anna Reich. Il tiro di Reich alla destra di Dulgherova. Eric di nuovo sul più 5, 10 sul cronometro del secondo tempo e 25 secondi. De Zen dalle fusine, Marchichi dalle fusine, si butta dentro di nuovo dai 9 le guerriere. Merchichi serve bene Losco che però non riesce a girarsi. Si alzano veementi le proteste del pubblico di casa. Dalle fusine, Merchichi, serve Losco che però vede il proprio pallone sporcato da Kornic. Merchichi, una finta, Kornic la contiene. Dalle fusine c'è il passivo, palla per Losco,
Merchichi si alza, il tiro sulla sterno della rete, però è dato solo l'illusione del gol. Iacovello lancia lungo per Coppola, che raccoglie e si lura di Ulgherova. Più 6 Erice. Cambio tra i pali, entra Giulia Zambona al posto di Ulgherova, rientra appena in tempo sulla propria linea di porta Giulia Zambona, ma viene infilata da Coppola e timeout chiamato da Menin. Più 7 Erice dopo 12 minuti a 0-2 del secondo tempo. Ha preso il largo la formazione ospite, si congratulano tra loro le giocatrici in maglia granata, consapevoli di aver costruito un divario in questo inizio di secondo tempo che può quantomeno consentirgli di gestire il match fino alla sirena finale. Appunto, ora la parola d'ordine sarà sicuramente gestione per l'Erice. Guerriere Malo invece, che dagli spogliatoi ne sono uscite veramente in difficoltà. Solamente le due reti delle guerriere in questo inizio di secondo tempo. Più qualche cambio in casa Erice. Vediamo in campo Bizzotto con il numero 15. Martinez Bizzotto. Sull'ala destra la giovanissima Chiara Priolo. Si riparte con 18 minuti scarsi da giocare. Losco. Di nuovo dai 9. Le guerriere. C'è Peruzzo in posizione di pivot. De Zen scambia con la in dalle fusine. De Zen si alza, Vanessa De Zen, la parata di Iacovello. Losco prova il pallonetto, ma Iacovello ha capito tutto e lancia ultimamente Priolo. Sfondamento di Chiara Priolo ai danni di Giorgia dalle fusine. Iacovello ancora si è confermata insuperabile, ha letto in anticipo le intenzioni di Erika Losco. Dalle fusine De Zen, la in Merchichi. Le guerriere hanno bisogno di un gol, ma manca vivacità nella manovra. Serve Peruzzo, De Zen, ma c'è l'intercetto da parte della difesa. Erice con l'opportunità del più 8. Kernic, Natale, Reich, manca l'intercetto. Merchichi, va dentro Reich, segna Anna Reich. Ha toccato Zambon, ma non è bastato. ...16 guerriere, 24 Erice. Se c'è un momento della partita in cui le guerriere devono alzare il ritmo, è sicuramente questo. Due minuti per Martinez Bizzotto, trattenuto forse troppo a lungo Arianna Peruzzo, molto dispiaciuto perché appena è entrata in campo la numero 15 ospite. Guerriere con l'opportunità di accorciare con una giocatrice in più. Maestrello, la in dalle fusine. Merchichi si alza, Savista Merchichi, ma Iacovello ci mette una mano. E Erice può manovrare con calma, con estrema calma, giocando anche con il cronometro. Con la partita saldamente tra le mani. Dalle fusine a uomo su Kernic.
Palla però c'è da Natale, che va indietro da Krnic. Ritorna la palla da Natale. Rajc. Palla per Priolo. Fallo di Arianna Peruzzo. E 7 metri. Scaltra Chiara Priolo a guadagnarsi questo 7 metri. Barreiro Guerra non sbaglia mai dalla linea dei 7 metri. Più 9 Erice. Lain dalle Fusine. Merchichi scambia con Losco. Tiro di Losco, c'è anche un contatto. Cioè, sarà probabilmente giallo per Menin, perché non c'è stato il fischio degli arbitri. Probabilmente era una situazione analoga a quelle precedenti. Comprensibile la protesta di Menin per un 7 metri non fischiato dagli arbitri. Rientra dai 2 minuti Bizzotto. Natale, Rajc, Krnic, si alza Krnic, la traversa, palla non tocca il soffitto, quindi ancora buona. Losco la raccoglie. Fallo di Barreiro, estremamente importante, perché le guerriere erano pronte a scattare in contropiede. Entrata Anna Pozzer in posizione da centrale. Lain rischia i passi, non li commette, però dalle Fusine si butta dentro e trova la rete. Giorgia dalle Fusine, 17° gol delle guerriere Malo. Natale, Krnic, Rajc, Natale, la palla per Barreiro Guerra, che prova a superare con un pallonetto Giulia Zambon, che però capisce le intenzioni della giocatrice ospite, allunga il pallone sopra la traversa, dalle Fusine, Anna Pozzer, Lain prova a buttarsi in uno spazio che però non c'è. E dunque riparte da lontano le guerriere. Anna Pozzer scambia con dalle Fusine, con Lain. Dalle Fusine, Lain, il tiro, la parata ancora di Iacovello. Peruzzo, Anna Pozzer. Sembra però che non ci sia quella verve, quella voglia, quella decisione nel provare a rimontare nelle guerriere Malo, in una partita che sta lentamente, secondo dopo secondo, scivolando verso il 60°, con Erice che fa di tutto per abbassare il ritmo. Le guerriere che sembrano quasi adattarsi al ritmo ospite. Fallo in attacco, dalle Fusine lancia Lain, rientra Barreiro Guerra, Lain, ancora Iacovello, Martina Iacovello, ne sta parando tutte praticamente. Solamente 3 gol concessi dal portiere ospite in 19 minuti del secondo tempo.
Natale Raic. Intercettano le guerriere dalle fusine, va in contropiede, però toccato la difesa, c'è anche il fischio degli arbitri, dunque le guerriere hanno di nuovo la palla tra le mani. Esce Lain, rientra Merkiki, ma Maestrella probabilmente rende l'idea del momento delle guerriere Malo, probabilmente deconcentrate e senza la convinzione necessaria per provare a ribaltare questa partita. Una palla persa molto, molto banale delle guerriere, e ora Erice prova ad andare per allungare ancora. Raic serve Bizzotto, che riesce a trovarsi lo spazio per andare al tiro, ha trovato il piede di Zambon, ma ha trovato soprattutto la difesa in area delle guerriere Malo. Dunque viaggio dei 7 metri ancora per Barreiro Guerra, che questa volta sbaglia. È una notizia l'errore di Barreiro Guerra, perché ne aveva fatti tutti fino ad ora. Anna Pozzer per Peruzzo, che non riesce ad agganciare, si ritorna da lontano. Merkiki dalle fusine, Merkiki si alza, para ancora Iacovello e lancia Barreiro Guerra come una saetta in contropiede. Martina Barreiro Guerra, gol dell'Erice, più 9 per le ospiti. È una partita che virtualmente è già in archivio. Guerriere avanti con Anna Pozzer, Merkiki, serve Losco, c'è sicuramente una difesa in area, e infatti chiaramente questa è la decisione assunta dagli arbitri. Dunque tiro dai 7 metri anche per le guerriere, dalle fusine contro Iacovello, tiro di dalle fusine che insacca alla destra di Martina Iacovello. Erice 26, 18 guerriere Malo, 7 minuti e mezzo al termine. È rientrata Losio, è rientrata anche Tisato. Prova a servire Raic, ma il suggerimento non va a termine. Lancio lungo per Losco, ma che infila con un pallonetto Iacovello, che aveva provato l'avventura fuori dai pali. Time out chiamato da Marina Pellegatta. Iacovello aveva provato a intercettare il lancio lungo delle guerriere in una mossa tipica del portiere dell'Erice. Che però non ha portato i frutti sperati. Ora un minuto di riflessione, quando di minuti ne mancano 7 e qualche spicciolo. Si riparte con Erice con la palla in mano. Questi ultimi 7 minuti di gioco. Tisato. Traverso destra. Serve Losio. Poteva quasi anche andare al tiro, ma tiro di Tisato.
Losio cambia direzione, c'è il passivo Raic, serve Martinez Bizzotto che però non riesce a pulire il pallone, servito dalla compagna. Kernic si alza dalle fusine col muro, si ripartirà dall'angolo del campo, c'è ancora il passivo che attende l'erice, tisato Losio, fischiato il fallo in attacco dalle fusine per Losco, davanti a Iacovello non sbaglia Erika Losco, va a segno il 20° gol delle Guerriere. Prende un po' di coraggio il pubblico del Pala dell'Edda. Raic, tisato tutta sola sui 6 metri, segna. Sette gol di vantaggio per l'Erice. Cinque minuti abbondanti al termine. Manovra Anna Pozzer con Merchichi. Serve Peruzzo che dai 6 metri non sbaglia. Segna Arianna Peruzzo. Erice di nuovo avanti. Tisato, va ancora lei. È un grandissimo gol questo. Toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. Dalle fusine prova a servire Losco, ma pallone impreciso. Losco lo controlla quando ormai è fuori dal campo. Esce Raic, entra Terenziani. Kernic. Terenziani Losdo, ancora per la 7. Passaggio per Bizzotto, che si guadagna un altro tiro dai 7 metri. Andrà Terenziani dalla linea, appena entrata in campo. Esplicitamente richiesto da Marina Pellegatta il tiro di Terenziani, che va con la veloce, che sorprende Zambon. Nessuna finta, nemmeno tanta potenza, ma l'effetto a sorpresa che beffa Giulia Zambon. Merchichi, Anna Pozzer dalle fusine. Anna Pozzer, non c'è spazio tra le maglie granata. Merchichi trova il suggerimento per Losco, era ottima l'idea, però non è riuscita ad agganciare Erika Losco a causa anche di un fallo delle giocatrici ospiti. Merchichi, il tiro sporcato da Terenziani, che prova a segno, mentre è entrata Jovana Bisevac nelle Guerriere Malo, volto nuovo, entrato a stagione in corso. Ultimi 3 minuti scarsi. Erice con l'occasione di fare 30. Martinez Bizzotto maltrattata da Merchichi e dalle fusine, deve ripartire. Losio intercetta Losco, che può andare in contropiede da sola contro Martina Iacovello. Losco va a segno, Erika Losco. Ventitreesima rete delle Guerriere. Un finale di gara ormai però che ha ben poco da dire nella sostanza del risultato. Guerriere però per onorare l'impegno fino al termine. Losco, Merchichi si alza, la saeta di Savica Merchichi,
time out chiamato da Marina Pellegata. Terzo e ultimo time out a disposizione della C Lifestyle Handball Erice per organizzare e gestire questi ultimi secondi del match. Ultime azioni di questo match, Erice sul più 5, le guerriere hanno rosicchiato qualche gol di svantaggio rendendo il passivo meno pesante. Terenziani si butta dentro ma c'è il 2 minuti ai danni di Arianna Peruzzo. Rientra Dulgherova tra i pali. Terenziani contro Dulgherova. Ancora con la veloce Terenziani ha parato Dulgherova. E altri 2 minuti per dare le fusine. Provvedimento forse esagerato. Questo. Chiaramente la sensazione è quella che non ci fosse bisogno in questo momento di questa decisione, però giustamente se gli arbitri hanno ritenuto il fallo da 2 minuti, giustamente hanno punito la giocatrice con l'esclusione. Dunque le guerriere finiranno il match in inferiorità numerica. Dulgherova para ancora, invasione dell'Erice, ultimo minuto che inizia con il pallone in mano alle guerriere, con l'opportunità di fare 25, Erice che invece si è fermata a 29. È entrata Beatrice Spagnolo, ora con il pallone in mano, Losco prova a buttarsi dentro, Erica Losco si guadagna il 7 metri. E 2 minuti per Kernic. Andrà Erica Losco a sfidare Martina Iacovello. Mentre Kernic abbandona il terreno di gioco. Losco va dai 7 metri e segna Erica Losco. Forse ci siamo persi la segnalazione degli arbitri di un possibile terzo 2 minuti. Comunque poco importa, ormai l'esito è scritto. Ultima azione per l'Erice. Anzi no, perché le guerriere recuperano. Altri 2 minuti fischiati contro Matilde Tisato. E time out chiamato da Menin. Quattro secondi solamente sul cronometro.
ormai l'esito è scritto, sarà solo da capire se le guerriere riusciranno a segnare il 26esimo gol del proprio match. Partono però da molto molto lontano, dai propri 9 metri. Lo faranno però anche in parità numerica con l'extra player. Merchicchi parla per Losco, però non c'è spazio e tempo per andare a concludere l'azione. Termina qui il match. Le guerriere Malo escono sconfitte da questo incontro. Erice prosegue quindi il proprio ottimo momento di forma dopo la netta vittoria contro Nuoro. Guerriere invece che incappano nella terza sconfitta consecutiva, con la chiara consapevolezza però che la gara da vincere sicuramente sarà la prossima, che le guerriere giocheranno a Nuoro in un autentico scontro diretto che si preannuncia infuocato al polivalente di Nuoro. Appunto, invece match altrettanto importante che attende la C Lifestyle Handball Erice. Infatti le arpie si dirigeranno verso Salerno nella prossima gara, una gara che sicuramente servirà per misurare le ambizioni e avere anche un punto della situazione per la società siciliana riguardo al proprio stato di forma, ai propri valori. Chiudiamo dunque dal Palla dell'Eda di Malo. Erice batte Guerriere Malo 29-25. Un ringraziamento a tutti gli amici di Eleven Sports che ci hanno seguito, e a risentirci al prossimo match.